La prima volta in Italia degli Streptocarpus più belli del mondo, coloratissime viole africane, orchidee rare, rose storiche invernali, arredamento, oggettistica da giardino, sete e stoffe per arredare verande o terrazze. È davvero uno show del meglio del mondo del giardinaggio, quello che il prossimo weekend, sabato 24 e domenica 25 ottobre, vestirà le barchesse, le sale affrescate ed anche lo splendido giardino di Villa Pisani, ora Bolognesi Scalabrin, a Vescovana. Un giardino storico con pochi pari, immerso tra le fertili campagne tra Padova e Rovigo. Vogliamo fare qualche cosa per la passione del giardinaggio in generale, per chi ha un giardino, magari non grande come questo, ma insomma un grande giardino o semplicemente un davanzale, un terrazzo dove ha qualche vaso di piante. E quindi abbiamo vivai d'eccellenza, produttori. La cinquecentesca villa di impronta palladiana, commissionata dal cardinale Francesco Pisani, nell'Ottocento diventò la dimora di Evelina van Millingen, moglie dell'ultimo protagonista della dinastia Pisani, Almorò, e figura leggendaria che ideò e fece realizzare questo particolare giardino che, come racconta l'attuale proprietaria, Mariella Bolognesi Scalabrin, proprio per questo trasmette ancora oggi tutta l'anima e l'ecletticità della sua creatrice. Sostanzialmente è stato un atto di amore, è stata una grande scoperta, un istintivo amore nato alla prima visita. Io, dopo averlo goduto all'inizio come sentimento, come sotto il profilo sentimentale, ho sentito il bisogno di scoprirne le origini, di studiarlo, e mi sono documentata con la famiglia inglese, mi sono documentata sui libri, su un particolare libro inglese che ho trovato in una libreria antiquaria, e da questo è nato poi la storia di Evelina van Millingen Pisani. Era nata in Turchia da un genitore di origine fiamminga, vissuto in Inghilterra, sposata a un nobile italiano, conosceva tutte le lingue, aveva studiato a Roma ed era una donna di grande ricchezza culturale, linguistica poi, e quindi questa ricchezza linguistica le consentiva di conoscere tutte le culture, anche religiose, che si sa che la religione interferisce molto nella costruzione di un giardino, nella creazione di un giardino. Cultura e passione si combinano splendidamente nella manifestazione ottobrina, Giardiniti appunto, un omaggio alla storia di Evelina Pisani ed anche un luogo da vivere con tutta la famiglia a passeggio tra le bellezze storico-architettoniche e le novità botaniche e le curiosità culturali o legate al paesaggio. Ha fatto questo giardino con coniugando un po' tutte le esperienze della sue, chiamiamoli, origini nazionali diversificate. C'è il giardino calvinista olandese, c'è il giardino religioso islamico, c'è il giardino formale italiano, c'è il giardino romantico, soprattutto il parco romantico inglese. Tutto nasce da una grandissima cultura che questa donna aveva. È un contesto speciale per portare l'eccellenza del giardino. Sì, un giardino bellissimo, un parco storico. E qui vogliamo fare una manifestazione che più che altro è una festa del giardino, una festa per gli appassionati di giardinaggio, che abbiano un grande giardino o che abbiano solamente un terrazzo, un davanzale con qualche pianta. Una sessantina gli espositori, scelti tra i migliori vivai e produttori italiani, con qualche presenza anche internazionale. Abbiamo alcuni vivai che vengono dall'estero con delle novità per l'Italia che prima non erano disponibili, nessuno ha visto in Italia prima. Poi abbiamo artigianato d'eccellenza, dalle casette per gli uccelli fatte a mano alla seta dipinta a mano con motivi floreali, quindi c'è un fil rouge fiorito in tutti gli artigiani che vengono a Giardiniti. Una sezione speciale dedicata al design per il giardino, con le ultime tendenze in materia di arredo. C'è anche una sezione vintage. C'è la sezione vintage perché qui siamo in un giardino, la villa è del Cinquecento, il giardino è dell'Ottocento, era perfetto per dei mobili vittoriani, inglesi, i classici mobili smaltati in ghisa.
un luogo da vivere appunto, con una quota minima di ingresso che comprende tra l'altro anche una sorpresa per chi ama i fiori e tante iniziative come le lezioni di giardinaggio, una all'ora, per imparare i segreti per un giardino perfetto e tanti appuntamenti anche per i bambini che rimangono sempre affascinati dallo spettacolo della natura. C'è una caccia al tesoro botanica in cui i bambini correndo in giro per il parco e per il giardino scoprono e imparano i diversi tipi di alberi. C'è un mastro cestaio che gli preparerà le basi dei cesti e gli insegna, quindi ogni bambino intreccia il proprio cesto. C'è un'altra attività in cui scopri che fiore sei con dei cartoncini magici. C'è stata una bimba che ha detto un giorno, vedendo i fiori spontanei, ma questa è la coperta del sole. Vengono fuori grosse emozioni. E poi anche qualche altra sorpresa. Nella vecchia rimessa delle carrozze, oramai orfana delle carrozze, ci saranno ospitate le più belle galline ornamentali. Ora sta tornando di moda l'urban farming, coltivare, avere qualcosa in giardino, produrre da sé. Ad esempio sono eccezionali per i parassiti, i giardini con le rose e le galline sono perfette. Il giardino come spazio interiore è il tema scelto per le conversazioni nel Teatro della Villa, con l'intervento di storici, teologi e paesaggisti, tra i quali il professor Paolo Scarpi, Kisden Biesen, Mariella Zoppi, Camilla Zanarotti e Stefano De Sando, la voce di Robert De Niro in italiano che reciterà Dante. È raro che i giardini nascano da donne, da signore, da nobili signore. Qualcuno dice che addirittura il giardino è femminile di genere, però di solito nascono da architetti, dai paesaggisti oppure da committenti importanti di nobili famiglie. Questo è un giardino di una donna e si è dato il caso che io ne abbia sentito questo spessore e l'abbia voluto ricostruire, e lo amo follemente.